Le città del ferro di tutta Fondo. Europa condividono la stessa necessità di portare nel futuro l'antica arte della forgiatura. Il ferro è per sempre e l'arte di forgiare i metalli è per sempre nel DNA di questi paesi che si trovano davanti alla sfida di formare i fabbri di domani per un moderno utilizzo ed una visione attuale del ferro e della sua lavorazione. Così il monumento inaugurato questo giovedì mattina a Bienno, fuori dal cimitero, dall'associazione Scuola in Fucina, rappresenta un collegamento tra i fabbri del passato e quelli di domani, tra un paesino camuno e altre città europee appartenenti all'associazione Anello Europeo della Città di Ferro, in segno di unione tra culture diverse e tempi diversi, il monumento Ring è stato presentato agli studenti delle scuole di Bienno, Esine e Berzo Inferiore. Si cerca di far sopravvivere in modo moderno l'arte della forgiatura del ferro. Il progetto del monumento è stato realizzato dall'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. Era nata l'idea di realizzare un profilo di montagna che richiamassero le montagne, dove alla base abbiamo installato poi questi strumenti di lavoro, appunto dei fabbri. Perciò questo connubio tra il lavoro e lo svettare di queste montagne verso un ideale di futuro. Le punte verso l'alto e i cartelli delle diverse città europee, ricche come Bienno, di fucine dismesse o attive, di forgiatori in pensione o ancora al lavoro, di monumenti e attrezzi per le vie del centro, indicano un'apertura verso un'Europa fatta di storia comune, di lavoro, di voglia di fare. Direi che oggi inauguriamo un'opera importante che presentiamo ai nostri ragazzi, è un'opera realizzata dall'Anello Città Europea del Ferro, è un'opera che secondo me testimonia come dovrebbe essere l'Europa, un'Europa non solo a finanza, ma un'Europa unita con una base solida e con appunto delle stele che lanciano verso l'alto in diverse direzioni, che dovesse appunto le direzioni in cui l'Europa dovrebbe operare. L'associazione Scuola in Fucina per portare nel futuro l'arte della forgiatura è presente al CFP di Boario con un corso triennale. Ha coinvolto i musei nel progetto C'era una volta e gli alunni dell'Istituto Romanino nella settimana creativa in Fucina. Dove tanti ragazzi dell'istituto sono iscritti a vari laboratori, fra i quali quello della scuola in Fucina, per vedere un attimo se è un'arte che si può proiettare nel futuro.